Allora, questa sera la serata è fortemente voluta da New East Foundation, che è un'associazione che si promuove, è una fondazione che si promuove di comunicare il dialogo tra Oriente ed Occidente. Noi siamo riusciti ad avere per questa intervista il suo fondatore, Atilgam Bayar, che ringraziamo per essere qui e al quale chiediamo di spiegare ai nostri videoascoltatori che cos'è New East Foundation. New East Foundation'ın ne olduğunu size soruyor. New East Foundation iki farklı alanda faaliyet gösteren bir dernek, kültür derneği. New East Foundation è una fondazione di cultura che lavora in due diversi parti, diverse. Bunlardan bir tanesi Batı kültürünün temelleri üzerine çalışan akademisyenlere doktora ve üstü seviyede burslar veriyoruz. Batı kültürünün temelleri diye kastettiğimiz antropolojik, ilahiyat, sosyolojik temelleri. Una parte di questa fondazione dà la borsa di studio agli accademici sull'antropologia, sulle scienze sociali. Splendido. İkinci boyutu ise Türkiye ile İtalya arasında cultural exchange yapmayı düşünüyoruz. Yani sanatçıların faaliyetlerini değiştiriyoruz. Sergiler karşılıklı götürüp getiriyoruz. İkinci faaliyet alanı da bu. Il secondo lavoro di questa fondazione, la seconda missione è fare il cambiamento di cultura tra la Turchia e l'Italia. Splendido. Allora, chiediamo al nostro Atilgam Bayar se iniziative come quella di stasera, in cui c'è una raccolta fondi, sono le prime o comunque siete già intervenuti in Italia a raccogliere fondi per questa fondazione. Daha yeni mi? Bu ilk organizasyon mu? Yoksa daha önce de böyle şeyler oldu mu? Gibi. New East Foundation önce Türkiye'de faaliyetlerle çalışmaya başladı. Geçen sene Roma'da, New East Foundation Roma'nın kuruluş çalışmaları başladı. Bir Roma'da tekke objeleri sergisi yaptık. Ondan sonra Roma'da Montecitorio'da bir konvent yaptık yeni Türkiye hakkında. Daha sonra Amerika projeleri oldu. Washington'da, Roma'daki sergiyi Washington'a götürdük. Bundan sonra Roma'da bu gala dinner'la bir açılış yapıp daha yoğun çalışmaya başlayacağız. Prima questa fondazione ha cominciato a lavorare in Turchia, poi ha organizzato una mostra in Italia sugli oggetti di Tekke. E poi ha fatto anche, ha organizzato una conferenza nel Parlamento e poi ha fatto un'altra mostra in America su questi oggetti religiosi della cultura islam. Insomma, quindi ci sembra di capire molto attiva, questa è la prima cosa. E allora chiediamo in finale ad Atilgam Bayar che cosa si aspetta da questa sera. Bu akşamdan size son olarak ne beklediğinizi soruyor. Aslında çok fazla şey beklemiyorum. İtalyan meslektaşlarımızla ve İtalyan sivil toplum örgütleriyle ve Türkiye'yi seven insanlarla bir arada olacağız. Biz biraz derneğimizi tanıtacağız. Nevis Foundation'ın ne yaptığını anlatacağız. Biraz da yeni işbirliği zeminleri arayacağız. Non aspettiamo tante cose da stasera, ma faremo un po', saremo insieme con alcune organizzazioni sociali che stanno in Turchia. Vogliamo fare anche altre nuove collaborazioni tra la Turchia e cultura. La sera sarà così. Molto bene, allora noi ringraziamo Atilgam Bayar, ringraziamo la nostra traduttrice bravissima e l'appuntamento è per incontrare nuovi ospiti nell'ambito di questa serata.